29 ottobre 2013, Gianni Nicolacione per Libri TV. Siamo nell'ufficio a Torre Argentina di Mario Sederini, segretario di Radicali Italiani, alla vigilia, quasi alla vigilia del 12° congresso di Radicali Italiani. Ecco, importante sapere un pochino da Mario, gli chiediamo come sta andando la preparazione di questo congresso, se ci sono per esempio ospiti, se si prevedono temi particolari da trattare tramite ospiti, insomma in generale com'è l'organizzazione, come sta procedendo. Ma con Michele abbiamo, con Michele De Lucia abbiamo pubblicato e mandato agli iscritti, ai sostenitori Radicali Italiani, quello che è il programma dei lavori. Da come avete visto dall'impostazione che abbiamo cercato di dare, noi siamo arrivati al congresso con un'indicazione, quella del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, che ha scelto un tema, il tema proprio di individuare con quali mezzi, con quali strumenti, con quale lotte, con quale soggetto politico poter portare avanti gli obiettivi di Alternativa delle Radicali e farlo sapendo che bisogna rispondere con democrazia, con Stato di diritto, con giustizia a quella che è la crisi attuale democratica, istituzionale della partitocrazia nei fatti ed anche economica. Allora abbiamo cercato su questo di arrivare ad un congresso preparati anche a quello che sarà il dibattito molto importante, che sicuramente verterà sull'analisi ovviamente di questo anno, ma senza dubbio invece su quelli che devono essere il futuro del movimento, in termini non tanto se deve vivere o morire la Radicali Italiani, quanto se e in quale modo si possono portare avanti quegli obiettivi alla luce dell'esperienza di questo periodo, che vede da una parte la Radicali Italiani in una necessità di riformarsi in ogni caso di fronte a delle sue limitazioni strutturali, che sono limitazioni ad esempio per quanto riguarda la capacità di autofinanziamento e quindi di poter investire in iniziativa politica, e dall'altra quella anche di dover prendere atto della necessità di anche a livello strutturale cercare di essere strumento di mobilitazione e di aggregazione, che è la caratteristica peraltro che almeno in questi anni ho cercato come segretario di portare avanti, cioè quella là di riuscire a attraverso le iniziative popolari anche a intercettare persone che come noi volessero per quell'anno, per quella battaglia, sentirsi radicali e continuare quindi a dare una possibilità di vita a quegli obiettivi. Proprio per questo abbiamo cercato di introdurre subito il congresso con un approfondimento scientifico, quello che parte da una constatazione: ci sono quattro fatti, perlomeno quattro, che possiamo ritenere rilevanti in questo anno, anzi clamorosi, che ritengo abbiano bisogno di un approfondimento scientifico che possa permettere poi al congresso di sapere con quali lotte proseguire la battaglia per l'amnistia per la Repubblica. I quattro fatti sono il messaggio al presidente Napolitano, la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la sentenza recente, mancano ancora le motivazioni definitive, della Corte Costituzionale sulla possibilità di paralizzare l'esecuzione della pena qualora il carcere sia sovraffollato, e poi i continui richiami del Consiglio d'Europa, dove a metà novembre dovrà andare il Ministro Cancellieri a presentare il piano d'azione dell'Italia, sapendo che maggio è la deadline attraverso la quale oltre la quale non si può non ottemperare alla sentenza della Corte Europea. Ecco, questi quattro eventi credo che abbiano bisogno di un approfondimento che ci dica anche a livello ordinamentale quanto sono cambiati in maniera addirittura più impellente magari gli obblighi dei poteri dello Stato, Parlamento, Governo, Corte Costituzionale, giudici coinvolti nella uscita dalla flagranza criminale dello Stato, per poi fornirci, e sarà anche l'oggetto della prima commissione che se ne occuperà, fornirci appunto un elemento di conoscenza per individuare come riuscire a proseguire a dare forza a questo. Lo stesso è un approfondimento che ci sarà grazie a un'interlocuzione tra Emma Bonino e il presidente del gruppo ALDE dei liberali europei, Guy Verhofstadt, che sempre in apertura permetteranno di aprire un'altra finestra su una questione che sarà oggetto poi di un'altra commissione, quella appunto un altro tema, il federalismo europeo come risposta
ai nazionalpopulismi proprio nell'anno in cui ci saranno nel 2014 le elezioni europee e ci saranno anche il semestre di presidenza italiana in Europa. Abbiamo pensato di anche per questo motivo dare spazio a queste motivi di arricchimento per il congresso, sapendo che c'è un tema che è il tema definito dal comitato, che è il tema di fondo che sarà del congresso anche nella sensibilità degli iscritti, e quindi in questa maniera anche le relazioni del segretario e del tesoriere saranno in questo caso nel giorno dopo che ci sarà questo perché con le commissioni che vedranno prima del loro insediamento una presentazione da parte mia e di Michele, un'indicazione di lavoro non tanto sulle due che corrispondono a quello che è stato il panel precedente su Europa e sulla legalità costituzionale dietro le sbarre. E ci saranno appunto una nostra presentazione delle altre due commissioni di lavoro che inizieranno già dalla sera, in modo da arrivare il giorno successivo con delle relazioni che possono in qualche modo anche tener conto di quella che è stata una prima elaborazione da parte del congresso, in modo che il dibattito possa iniziare subito in maniera arricchita dal precedente. E questo un po' è la descrizione di come sarà il congresso, dove parteciperanno anche il ministro Emma Bonino. Come ho detto già sin dalla prima giornata, dopo gli interventi del giudice della Corte Europea dei diritti dell'uomo Vladimiro Zagrebeschi, il membro del CSM Glauco Giostra, il professor Puggiotto, protagonista anche della lettera regalo a Pannella per Napolitano sul messaggio alle Camere, e Mauro Palma, che è stato presidente del Comitato contro la tortura e che oggi è presidente di una commissione ministeriale proprio sul sovraffollamento delle carceri, di cui fa parte anche Rita Bernardini. E avremo poi nel corso del congresso anche gli interventi di Valerio Spigarelli, una relazione del professor Di Federico proprio sull'ordine giudiziario e sui referendum sulla giustizia che appunto sono ancora in Cassazione in corso di esame. Ecco, questa è un po' la descrizione, la presentazione di come abbiamo lavorato per arrivare a questo congresso, con una certezza però che tutto quanto sin dal primo minuto sarà nelle mani dei congressisti, di chi parteciperà, di chi sarà presente, che quindi potrà essere determinante mai come questa volta nel far prendere al congresso una piega che io spero che sia quella non delle posizioni precostituite, ma veramente del vedersi uno di fronte all'altro per cercare di comprendere la determinazione, le determinazioni che si hanno, le convinzioni anche, magari anche le differenze di posizione, gli scontri sulle linee da seguire, ma con la convinzione che solamente se davvero si dimostrerà che c'è una convinzione di poter essere ancora utili a sostenere degli obiettivi, a portarli avanti nella forma di movimento, allora questo sarà la vera risposta del congresso. Perfetto, ricordiamo ovviamente per chi ci ascolta che il congresso ovviamente è sovrano, è un congresso degli iscritti e non dei delegati, come invece diversamente accade in altri partiti, quindi tutti quanti gli iscritti sono, io sarei dire, in quel momento classe dirigente, nel senso che contribuisce poi effettivamente all'elezione dei vari incarichi. In Casa Radicale ovviamente però ci sta anche un certo dibattito e anche si percepisce una certa atmosfera nei confronti dei radicali italiani, soprattutto proveniente da Marco Pannella, un po' di critica, un po' pesante, ha parlato di uno spessore non buono politicamente per quanto riguarda le elaborazioni, le proposte, e soprattutto qualche giorno fa, anzi domenica sera, c'è stata una precisa
accusa, io oserei dire, riguardante un'iniziativa che fu fatta alcuni anni or sono, che era appunto la raccolta firme per un referendum comunale che si chiamava appunto Roma si muove. Abbiamo saputo da tutti quanti gli organizzatori che le firme non si erano riuscite a raggiungere 50.000 firme, erano intorno alle 44.000. Marco ha detto che queste firme sono in pratica, mi sembra abbia detto 26.000, e oltretutto che sono sparite. Poi dopo vedremo un pochino chi è la persona che è stata accusata, vedremo se potremo anche intervistarla. Si tratta di Riccardo Maggi. Ecco, tu, riguardo a questa atmosfera che si è creata, dichiarazioni alla vigilia di un congresso, che cosa ti senti di dire? Ma innanzitutto diamo le informazioni corrette, e quindi questa è una non questione, nel senso che probabilmente Marco sarà stato mal informato. Io sia in radio sia con un comunicato di precisazione ho ribadito appunto che i conti effettivamente che abbiamo fatti sono stati di circa 44.000 firme raccolte durante la campagna Roma si muove sugli 8 referendum, e che appunto la modalità per cui dopo mesi che sono state qua le firme le abbiamo dovute spostare, grazie a Riccardo abbiamo avuto la possibilità di trovare un posto gratuito dove si potessero tenere, derivano proprio dall'esigenza che ci è stata fatta presente proprio dal Partito Radicale, che non potevano più stare in quella sede. Ma chiarito questo, e ricordando anche che probabilmente allora c'è anche un'importanza che viene data a un'iniziativa, quella Roma si muove, che effettivamente poteva essere anche, qualora avesse avuto successo, una opportunità per credo l'intero movimento radicale, quello cioè di avere su quei temi la capitale d'Italia che sarebbe stata chiamata dall'Unione Civili al testamento biologico, cose che magari 2 anni fa sembravano già scontate, che sarebbero già arrivate, ma così non è stato, sui temi del consumo del territorio, sulle questioni della mobilità sostenibile, che proprio stanno diventando le caratteristiche dei dibattiti delle grandi città italiane, non più solo europee, di poter arrivare al voto dei referendum che sarebbero stati votati appunto in contemporanea, praticamente questo volevo dire, le politiche, in pratica le elezioni referendarie romane sarebbero state combacianti con le politiche molto probabilmente, e quindi con la possibilità di utilizzarle anche per una valenza nazionale, che era il motivo per cui ci eravamo dedicati a questa iniziativa. Quindi ecco, credo che questo rimarchi anche l'importanza di quella iniziativa, che però appunto non era andata a buon fine. Poi in generale, in vista del congresso, non c'è dubbio che c'è una situazione rispetto alla quale il clima arriva con degli strascichi di polemica. Io credo che si arriva anche a un congresso con un anno che è stato comunque un anno di fatti significativi. Parliamo di elezioni politiche che ci sono state, parliamo di un'iniziativa prima di raccolta firme su una proposta di legge sull'eutanasia, e poi l'iniziativa referendaria che hanno comunque rappresentato, se pensiamo per chi ci dà tutti quanti come radicali per finiti, qualcosa di non facilmente immaginabile che potesse accadere, e soprattutto che molti altri movimenti politici non hanno neanche la forza di concepire. Qua ovviamente ci andiamo a scontrare con i bilanci in attivo e in passivo di tutti questi eventi politici che abbiamo avuto in questo anno, e dovremo da questo trarne anche appunto tesoro per cercare di indirizzare anche il dibattito verso la valorizzazione degli attivi e verso cercare di comprendere come superare quelli che sono stati magari i punti negativi. Per di più poi, certo, ci sono le polemiche, gli strascichi anche, che magari possono anche riguardare differenze personali, differenze magari di come si intende che il movimento possa essere maggiormente utile agli obiettivi radicali. Credo però ancora una volta che esserci in questo congresso e farlo con lo spirito di chi, come tutti i radicali, non ha bottini particolari da dover o interessi particolari da dover difendere, riuscire con la franchezza che ci contraddistingue a dare ciascuno il suo contributo. Ok, quando parlavi di interessi particolari mi è venuto in mente che tu insomma sei uno dei pochi segretari lavoratori, peraltro anche pendolari, quindi... Ah, sì, no, è capitato che appunto da un mese
sono stato richiamato, diciamo, è finito il mio periodo di aspettativa non prorogabile, quindi sono stato richiamato appunto a volentieri anche a riprendere l'attività professionale, però ho la sede a Napoli, per cui sono pendolare, diciamo, molto spesso tra la mia città, Roma, e quella di Napoli, però appunto l'attività professionale è sempre qualcosa che dà una possibilità anche di comprensione della quotidianità e di altro, e poi in questo caso a me piace anche il lavoro che faccio. In chiusura, Mario, un appello alla partecipazione a tutti coloro che vedranno questa intervista di Libri TV. Qualche dato, qualche riferimento? Allora, ancora c'è tempo per prenotarsi, ci sono già un paio di centinaia di prenotazioni, quindi non si sarà soli, diciamola così, ma c'è la possibilità di farlo, e a farlo a condizioni economiche, andando sul sito di radicali.it, dove trovate tutte le informazioni, basta una mail, una telefonata. Io consiglio di venire proprio dal primo giorno, per chi può permetterselo, in particolare anche per i lavori della commissione che ci saranno la sera giovedì, perché come ne sono convinto c'è appunto la necessità veramente di chi ha qualcosa, diciamo, chi ha qualcosa da dare oltre che da dire, essere presenti sarà molto significativo. E poi per il resto chi magari ha semplicemente un'iscrizione parziale può completarla e così arrivare e avere diritto di parola, diritto di candidatura e quant'altro. Grazie a Mario Staterini, appuntamento quindi al congresso, ci sarà anche Libri TV. Grazie.